La 22esima edizione di Metastasio Jazz sarà un omaggio al sassofonista statunitense John Coltrane a 50 anni dalla sua morte. Stefano Zeni, direttore artistico della rassegna presentata stamani, lo ha definito il compositore istantaneo più copiato degli ultimi 60 anni. Per questo tutti gli appuntamenti in programma dal 27 gennaio al 23 febbraio non avranno il sapore del revival, ma saranno invece una ricognizione del sassofono attraverso tutte le declinazioni del jazz contemporaneo. Proveremo a esplorare l'eredità di Coltrane dentro il sassofono, cioè ascolteremo molti diversi sassofonisti, che alcuni dei quali sono anche lontani da Coltrane, ma proveremo, come dire, a verificare il segno lasciato da Coltrane in tutti i generi di sassofono, dal sax tenore di David Murray al sax contralto di Francesco Cafiso, che è il sassofonista italiano più famoso nel mondo, al sassofono come strumento performativo, come per esempio farà Dan Kinselman nella suo duo con il danzatore Daniele Ninarello, fino a una delle produzioni di Metastasio Jazz di cui siamo più orgogliosi quest'anno, e cioè il trio di Francesco Bearzatti, che è un musicista appunto lontano da Coltrane, ma a cui abbiamo chiesto di fare un omaggio in maniera non tradizionale. Met Jazz 2017 conferma e allarga le collaborazioni con le istituzioni culturali cittadine, forte del successo delle passate edizioni che hanno registrato numeri in crescita. Un dato per tutti: i 4 concerti a pagamento dell'edizione 2016 hanno registrato 1416 spettatori. È un'occasione per noi molto importante di legame con la città e con il suo pubblico, che cerchiamo di sfruttare al meglio anche valorizzando le collaborazioni con molte altre istituzioni e spazi della città che ospiteranno i concerti della rassegna, sia quella ufficiale come nel caso del Politeama e anche di quella che definiamo off, ovvero i concerti minori ma che si svolgono in spazi come Palazzo Pretorio, Museo del Tessuto, Scuola di Musica Verdi e altri ancora.